26 gennaio 1975. Faccio diventa famosa in tutta Italia. Filologa di formazione, pacifista, anarchica, femminista, convinta sostenitrice della disobbedienza civile come arma per il riconoscimento dei diritti, Adele ha già 50 anni e una lunga storia di lotta alle spalle. Ma quel giorno, mentre sta parlando alla conferenza sull'aborto voluta dal Partito Radicale e dal Movimento per la Liberazione della Donna, Adele Faccio viene arrestata davanti alla affollatissima platea del Teatro Adriano di Roma, con l'accusa di associazione a delinquere e procurato aborto continuato e pluriaggravato. Da quel momento, per lei e per l'Italia, niente sarà più come prima. La gente sapeva che consegnandomi alla polizia io sarei andata a spiegare ai sordi, ai ciechi, ai muti, agli imbecilli che cosa significa aborto clandestino e quale piaga sociale rappresenta nel mondo. A un certo punto nessuno saliva sul palco a arrestare Adele. Io ero nascosta dietro una colonna perché intanto doveva essere arrestata lei. Solo che il commissario in prota si rifiutò di arrestarmi. Fu molto difficile tenere il silenzio. C'era stata una lunghissima trattativa fra Marco Pannella e lui. Quando uno vuole essere arrestato non lo arresta più nessuno. E quindi arrivò questo colonnello dei carabinieri. Quindi questo poveraccio, questo scenario di 3.000 persone. Fu molto plateale la cosa, comparve in palcoscenico, mi fece leggere il mandato di cattura e prendendomi gentilmente per il braccio mi disse: gentile signora, la prego si accomodi. E io con questa formula di lusso io sono stata arrestata in un modo, oserei dire, salottiero. Adele Faccio si è mossa sempre spinta dai propri valori ideali e dalla propria moralità interiore. Credo che bisogna dare alla gente la formazione culturale necessaria per compiere le proprie scelte, e questo è veramente il principio fondamentale perché uno Stato si possa definire uno Stato e perché un paese si possa definire civile. Liberazione è qualcosa che ciascuno si conquista e qualcosa che ciascuno costruisce a propria dimensione, a propria misura.